Area Gol, in collaborazione con Spea, produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Samec Automation System Italian Touch. Max Porte, ogni porta un'idea. Ed eccoci nuovamente insieme. Buonasera, buonasera da Clara Vercelli, buonasera da tutta la squadra di Area Gol. Allora, la 27esima giornata è già iniziata, è finita da pochissimo la prima delle due partite di questa giornata. Milan-Udinese è terminata 1-1, ma ci renderà poi conto della partita il nostro Carlo Buonerba. Tra pochissimo il secondo anticipo di questa giornata inizierà, quindi seguiremo insieme a voi, insieme a tutta la squadra, anche ovviamente Genoa-Inter. E va da sé che continueremo durante il corso della puntata sì a vedere la partita, ma a parlare della Juventus, del Torino, insomma del campionato, dell'attuale campionato della classifica. Qua si scambiano saluti, c'è cioè che arriva in ritardo, insomma io devo ripristinare un pochino di disciplina. Un pochino di disciplina, di un tempo, perché sono diventati tutti un po' così indisciplinati. Buonasera a tutta la mia squadra. Io direi partiamo subito. Saluto immediatamente Carlo Bonerba. Ciao Clara, un saluto agli amici a casa. Come hai detto tu, insomma, primo anticipo già giocato, Milan pareggiato, insomma, altro pareggio per il Milan, era passato in vantaggio, poi l'Udinese è passato in vantaggio con Rafael Leão, poi l'Udinese con Udoge. Al 67esimo minuto è pervenuta al pareggio, quindi un Milan che non sa più vincere, questo per la prima squadra in classifica ovviamente non è una bellissima notizia. Manca pochissimo l'inizio Sì, di di Genoa-Inter. Inter, appunto, Ricordiamo che tutti gli incontri, sono posticipati 5 minuti 5 proprio minuti, per dare un segnale, protesta, insomma, esatto. contro ovviamente questa decisione della Russia per quel che riguarda ovviamente l'invasione dell'Ucraina. E quindi tutti, la Serie A ha pensato di appunto dare un segnale forte in questo senso qua, oltre alle varie decisioni sportive che sono state prese, come lo spostamento della finale di Champions League, Infatti. l'annullamento della gara di Formula 1 e altre che verranno prese poi nei prossimi giorni. Insomma, la risposta dello sport Certamente. all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Allora, ciao Paolo Oriente. Ciao Clara, ciao amici in studio e ciao a tutti gli amici a casa. Come sempre, tantissimi e ci fanno sentire la loro vicinanza e il loro calore. Telefono per Telefono. mandare i messaggi WhatsApp. Per mandarci messaggi WhatsApp, quindi interagire con noi, chiamateci il 334 26 36 889 e mandateci messaggi WhatsApp, ovviamente, scusate, non chiamateci. E E tra niente. poco vedremo insieme che cosa abbiamo Stas già postato, lo ricorderai, ok? Assolutamente sì. Facciamo. Tra l'altro Che stasera. succede? Chiamateci, ha detto Mandateci un chiamateci, messaggio, è un. Clara, ma Ma basta! non poteva tardare un po' di più. Ma Ma quando lo vero? cacci? Ma vero? No, poi ho detto mandateci un Allora. messaggio, ho specificato un messaggio ragazzi, Vabbè, WhatsApp 334 adesso non 26 perdiamo una 36 vita. 889. Perfetto, e lo vedete in sovraimpressione, Sempre sul solito argomento. ci aiuta Ma che assolutamente la numero regia. Andiamo a salutare è? Ma che numero è? Andrea Piazzolla. Ciao Andrew. Ciao, Ciao, ciao Clara, ciao a tutto tutti. bene? Sì, tutto bene, voi? Bene, grazie. Allora, extra Bene, dai. time, come sempre, due momenti. Area Sport, Clara. Tu l'hai fatto il nome, Clara. Sai, probabilmente perché ti voglio affidare extra time, sai? Sei a È posto. già la seconda volta di Scherzo. E seguito. infatti, Io quindi ce ci l'ho deve pagato essere un Policelli che mi motivo, difende, no? però. Ci deve essere Ti un salvo motivo. io, Andre. Volevo farti rendere conto Area del Sport. fatto che il tuo caro amico Paolo Oriente Sì. ha sbagliato di nuovo il numero. Non lo so, vedi tu che cosa Ma vuoi fare di ancora. nuovo? Ma non Sì, sei, ma a me non sembra. poc'anzi. Ma non E non te ne sei sembra. neanche accorgiuta. Ma no. Ma davvero? Ma non mi Sì. sembra, ma Ce lo come?
sicuramente qualche telespettatore. Allora, Area Sport, la rubrica è curata dal nostro Andrea Piazzolla. I momenti sono sempre due, anticipazioni come facciamo sempre a inizio puntata. Prima parte dedicata sempre ovviamente al calcio 5, vedrebbe i risultati delle ultime due giornate di campionato della L84. Tra l'altro L84 è in campo in questi minuti contro il Polistena. Vedremo quindi insieme il risultato finale, attualmente sono sullo 0-0. Nella seconda parte invece ci concentreremo sulle Olimpiadi invernali, faremo un po' un bilancio dell'edizione cinese appena trascorsa, mm-hmm. Vedremo, come anche accennato Carlo, un po' le conseguenze di quanto sta succedendo in Russia e Ucraina sulla situazione dello sport. Perfetto, grazie, ci vediamo dopo. A dopo. Allora, partiamo subito, è tornato a trovarci Mel Menzio, il direttore del Mercoledì, guardate qua, eccolo, per sapere tutto su Moncalieri, Nichelino, Cambiano, Carignano, La Loggia, Già Sant'Ena, Trofarello, Villa Stellone, Vinovo, dimenticato qualcuno? Carmagnola, perfetto, Carmagnola. Eccolo qua, il Mercoledì, lo trovate in più di 60 edicole, vero? Più di 60. Bravissima. Perfetto. Allora, io ti ho lasciato tifoso simpatizzante. No, simpatizzante sono, punto. Tifoso non più. Non più, non basta. Più. Cioè, ti sei sempre sospeso da tifoso? Sempre sospeso. Continui a essere... Certo. Cioè, il derby non ti ha dato quella carica, allora, per farti cambiare la rotta? Per il derby mi sono portato un cestino di cenere per mettere come copricapo, ma comunque per ritornare tifoso ci vuole ben altro. Ci va tanto tempo. Ci vuole ben altro. Cioè, una partita giocata bene, guarda, contro una squadra debole, però un pareggio. Avremo modo di commentare il derby assolutamente. Grazie per essere qui, Mel, che ricordo essere anche il coordinatore editoriale di Torino Top News e Il Valore Italiano. Cioè, è nata questa collaborazione da questa stagione con Torino Top News, il nostro Carlo Buonerba che collabora e firma anche tutta una serie di pezzi proprio dedicati allo sport. Tutte le settimane Torino Top News dedica un articolo anche alla nostra trasmissione, quindi grazie. Serino Rampanti, eccolo, come stai? Tutto bene, ti sei dimenticata di dire che Mel Menzio partecipa al Mercoledì a una trasmissione importante. Aspetta, arrivo a te per dirlo, e quindi fa tante cose. Pezzo per lui, il Mercoledì, Torino, Il Valore Italiano, Torino Top News. Adesso arrivi tu, Serino Rampanti, e ricordiamo l'appuntamento, la diretta Facebook, tutti i mercoledì, a partire dalle 18.30, un calcio in faccia. Che ha un crescente successo. Ormai ci seguono tantissimi, perché questa vena molto pacata di Serino e molto polemica di altri partecipanti. Compresa la tua di polemica. Sì, sì, sì. Va bene, grazie ragazzi. Enrico Weimann, ciao Enrico, come stai? Ciao e buonasera a tutti. Tutto bene? Sì, beh, insomma, in termini relativi sì. Quindi, questo vale sì, un po' per... Vale per tutto. È una considerazione di tipo universale. Esattamente, non proprio soltanto così. Personale. Il resto cercheremo di dirlo durante la trasmissione. Certo. Pandan la kermesse. Cosa facciamo qua stasera? L'avvocato Francesco Paolicelli, che è arrivato decisamente in ritardo. Tra l'altro avete tutti una copia del Mercoledì. Ma decisamente in ritardo cosa? Due minuti in 79 anni che vengo qui? Buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, ciao Vilmerino mio. Tutto bene, ciao. Adesso arriviamo anche all'altra parte dello studio. Salutiamo l'avvocato Foti, che è molto interessato a sfogliare il Mercoledì, il settimanale cenere. Diretto da Mel Menzio. Come va, avvocato? Tutto bene? Malissimo, grazie. Perfetto. Solo vedere il collega, già ero depresso per conto mio, ho raggiunto il fondo. Non c'è mai fine al fondo, stai attento. Qualche settimana di assenza è tornato a trovarci l'avvocato Wilmer Perga. Buonasera. Tutto bene? Benissimo, sono contento di essere tornato tra gli amici a celebrare una nuova puntata dove, dopo i cambiamenti, gli ultimi, no?
nuovo allenatore, nuovo gioco e nuova speranza di vincere la Coppa. Ah no, è tutto come prima, era un sogno. Inizieremo proprio era un sogno. Inizieremo con le Juve comunque. Era un sogno. Sì, sì, è così. Sebastiano Consentino. Ciao Sebastiano. Buonasera a tutti, ciao Clara, ciao a tutti. Buonasera a te, ai telespettatori. Tutto bene, sì. Tutto magnifico, guarda. Allora, Marco Crepaldi, il nostro amico, redattore di Bizzona.it, tifoso dell'Inter, questa sera è perfetto, no? In puntata seguirà ovviamente la partita con grande attenzione. Assolutamente sì. È iniziata da pochissimo. Sì, è iniziata da 2 minuti, c'è un calcio di punizione per l'Inter, ma non voglio rubare il lavoro a Carlo, quindi io intanto saluto tutti gli amici a casa e a tutti voi in studio. Vi dirò se va tutto bene tra 87 minuti più recupero. Quindi... Possiamo ogni tanto però disturbarti? Assolutamente sì, devi. Allora, lo seguiamo? Carlo? Logo che butta la palla in mezzo, spazza via Sturano in qualche modo, poi ancora pressing dell'Inter, però forse c'è fallo, credo che sia fallo, così è, quindi calcio di punizione per il Genoa in difesa. Allora, la squadra non è ancora al completo perché è con noi anche, ma in collegamento, l'avvocato, poeta, viaggiatore, giornalista Roberto Codebò. Ciao. Buonasera a tutti, buonasera Clara. Oh, ma un saluto ai nostri spettatori. Bene, forte e chiaro. Hai visto? Perfetto, tutto bene? Tutto bene, vorrei rivolgere un saluto particolarissimo, se me lo permetti, a Serino Rampanti. Posso mica dire non di solo no. Perché non lo vedo da una vita, ma anche perché ho avuto una premonizione oggi pomeriggio e mi hanno mandato a dire che Serino sarebbe stato in trasmissione. Mi è venuto in mente quando nel, credo, 72-73, ispezionando il campo di Limerick per una gara di Coppa, trovò le porte da rugby. Una cosa che mi racconto, ho detto, allora adesso lo vedo qui. Insomma, una bella premonizione. Non vi siete mai incrociati in studio? Sì, sì. Tantissime volte, sì. Ah, ecco. In studio e anche stadio. Studio, sì, sì. Eh sì, certo, studio e stadio. Infatti questa cosa di Limerick me l'ha raccontata lì da te. Perfetto, vedi, qui in area gol nascono un sacco di cose. Di amori. Ma di amori, di collaborazioni, amore, matrimoni, sì. Di tutto, veramente. Allora, ragazzi. Scusa, Roberto. Del più grande amore si occuperà stasera il poeta. A te la linea. Ah, va bene, d'accordo. Allora, dopo, Roberto. Allora, noi abbiamo già, ovviamente, come dire, stimolato i tifosi che ci seguono sulla pagina Facebook di Area Gol. A te, Paolo. Assolutamente sì. Allora, in casa bianconera abbiamo chiesto, dopo l'entusiasmo iniziale, 2 pareggi, la cura Vlahovic non è sufficiente? Tantissime ovviamente le risposte. In casa granata, il Toro ritrova il suo capitano, dove può arrivare con il Gallo in campo? E poi, visto che abbiamo ancora amici interisti in studio, mezzo passo falso per Milan, Napoli e Juve, crollo dell'Inter. Lo scudetto inizia a tingersi di rosso-nero, però insomma non è che siamo stati proprio così, abbiamo portato così bene al Milan che ha appena pareggiato. Clara, fammi solo dire e ringraziare tutti gli amici. Questa settimana noi siamo diventati virali con un video di Area Gol. Quindi da sabato ha iniziato a girare su tutte le chat immaginabili e possibili, quindi ringrazio tutti gli amici. E niente, fa piacere, vuol dire che ci seguono in tanti e che ci apprezzano. Bravo. Grazie. Allora, siamo pronti, Carlo, se devi dare degli aggiornamenti prima di dare la linea a Beppe Gandolfo. Tiro di Calhanoglu, un bel tiro, la palla è uscita di poco, comunque insomma col portiere praticamente Sidibu è rimasto immobile, fosse entrato ovviamente non avrebbe mai presa, quindi comunque prima azione vera dell'Inter a 5 minuti e 34 secondi. Perfetto, allora prima di dare la linea a Beppe Gandolfo io vorrei fare un grandissimo, e sono sicura che vi unirete tutti, lo facciamo tutti insieme, un grandissimo in bocca al lupo, noi tifiamo per lui. Beppe Forino, lo sapete, nei giorni scorsi è stato colpito da un'emorragia cerebrale, le sue condizioni sono stazionarie, sono stabili. Beppe, forza, noi siamo tutti con te. Okay. Allora, diamo subito la linea al nostro Beppe Gandolfo per la prima parte del calcio d'inizio di questa puntata di Area Gol. Area
Ciao Clara, un saluto ai tuoi ospiti e come sempre un abbraccio agli amici telespettatori a casa. È il campionato del Ciapanò, nel senso che quasi nessuna, anzi nessuna delle squadre in vetta alla classifica sono riuscite a fare un passo in avanti, anzi ne hanno fatto mezzo o addirittura tre indietro. Parlavamo venerdì scorso, l'abbiamo visto in diretta, al derby, un mezzo passo falso dalla Juventus che non va oltre l'1-1 con il Torino, però che bel derby, nel senso che magari la partita non sarà stata bellissima, ma giocata alla pari, ha consentito a tutti noi in studio, agli amici a casa e poi ancora durante la settimana, una serie di reazioni, sfottò, commenti, comunque finalmente davvero una partita che ci ha consentito di giocare alla pari per quel che riguarda il Torino, ma si diceva sembrava un mezzo passo falso della Juventus, e invece no, perché tutte le altre davanti in classifica non hanno fatto un passo falso, magari solo mezzo o addirittura tre. Cosa è successo? Che il Milan in testa alla classifica ha pareggiato per il rotto della cuffia contro l'ultima in classifica, la Salernitana. Peggio ha fatto l'Inter che ha perso contro il Sassuolo, peggio ha fatto il Napoli che poteva agguantare la vetta ma è riuscito a agguantare solo il pareggio per il rotto della cuffia all'ultimo minuto, e peggio ancora ha fatto l'Atalanta che ha perso a Firenze. Insomma, il campionato del Ciapanò. Tutte le prime in classifica hanno fatto come il gambero, qualche passo indietro, e questo consente alla Juventus di guardare ancora in avanti, anche se ormai forse più che Juventus dovremmo chiamarlo ospedale, infermeria. Cioè davvero è una squadra messa su con i cerotti, oltre all'infortunio che abbiamo visto in diretta e che tanti commenti ha suscitato da parte di tutti voi, quello di Dybala, risentimento muscolare, non ha potuto giocare in Coppa, e poi anche Bonucci, poi anche Chiellini, poi anche Rugani, e poi si è aggiunto McKennie. Insomma, è una squadra davvero a pezzettini, nel senso con tutti i muscoli più o meno incerottati. E allora diventa difficile guardare avanti, guardare il proseguio del campionato della Juventus, che bene ha fatto in Champions, 1-1, gol strepitoso, nuovo record di Vlahovic. Insomma, quando non c'è Bremer, Vlahovic veramente fa sfracelli, e quando c'è Bremer, abbiamo visto invece nel derby, non ha toccato palla, ma al di là di questo è stato davvero un gol lampo, quello dell'attaccante juventino, che sembrava aprire la porta a un passaggio del turno facile o facilitato, e invece poi è arrivato il pareggio del Villarreal, e adesso ci sarà da giocarsi tutto nel ritorno qui allo Stadium. Per quel che riguarda la classifica del campionato italiano, certo è che la Juventus è sempre lì, perché gli altri non vanno avanti, perché gli altri frenano il passo. Ma non vedo questa capacità della Juventus, così ridotta in numero di giocatori, in numero di infortuni, di tenere il passo su tre fronti. C'è ancora la Coppa Italia contro la Fiorentina, c'è il campionato, c'è la Champions. Se i giocatori sono ridotti veramente al limite, e mi sembra che sul centrocampo e sulla difesa si sia davvero con i numeri contati, sarà compito di Allegri indirizzare il meglio delle forze, il meglio delle prospettive verso una o due competizioni. Giocare su tutte e tre, a mio modesto parere, può rischiare di far perdere tutte e tre. Concentrarsi su un solo obiettivo o su un paio di obiettivi può invece consentire ai bianconeri di salvare la stagione. Buon dibattito a tutti. Ci rivediamo dopo per il Toro. Grazie a Beppe Gandolfo, ricordiamo un anno in Piemonte, NC Communication, eccolo qua, grazie mille, tante le presentazioni in questo periodo. Allora, abbiamo anche visto tra l'altro Emergenza Juventus, la grafica che ci accompagnerà per tutta la puntata, insieme a quella che vedremo più tardi dedicata al Toro, firmata da Stefano Schiavinato. Allora, sì? Sì, no, volevo solo dire sugli infortuni della Juve che Caio Jorge, che di fatto non ha praticamente mai giocato quest'anno, comunque si è rotto il tendine rotuleo, quindi stagione finita, per cui insomma, diciamo che non è che piove sul bagnato, qua diluvia proprio sul bagnato. Allora, alla luce di questa situazione, Wilmer, la Juventus dovrebbe lasciar perdere uno di questi tre obiettivi?
Coppa Italia, campionato, Champions, cioè concentrarsi su cosa secondo te? Senza limiti, senza tagli, senza nulla. Scherzi a parte. Tutti questi infortuni, Serino, intervieni e dimmi che sbaglio, tutti questi infortuni, non traumatici, ma tutti infortuni muscolari, fanno pensare ad una cattiva preparazione che da sempre è stata impostata nella Juve verso la primavera per i quarti di finale, gli ottavi finali di Coppa. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, perché tutti insieme infortuni muscolari, mi sa di un carico eccessivo, di un carico sbagliato, insomma qualcosa del genere, che si inserisce peraltro in un'altra, secondo me, da spettatore di Bar, in un'altra prospettiva e cosa assolutamente negativa. Pur nella partita migliore che ha fatto, una delle migliori partite che ha fatto martedì contro il Villarreal, e cosa si è visto? Si è visto, secondo la cronaca, il controllo del gioco e la ripartenza dopo il primo gol, che tradotto in termini che noi comprendiamo è difesa e poi contropiede, che è sempre stato il gioco uguale. Ma si potrà pensare che se non ha pagato fino adesso, magari cambiando il gioco potrebbe cambiare il risultato? A star fermo 2 anni si è evoluto. Come? A star fermo 2 anni si è evoluto. E poi Serino, dimmi sempre tu che hai giocato e sei un campione, e il fatto che Vlahovic, che cosa fa? Fa il Ronaldo della situazione. Giocavano tutti per Higuain e poi giocavano tutti per il Ronaldo, ora giocano tutti per Vlahovic, ed è sempre la stessa cosa. Il gioco è sempre uguale. Il campione, insomma, lì davanti, Vlahovic non è ancora Ronaldo, e quindi quando bloccano lui, bloccano la squadra. La dimostrazione pratica, derby, martedì Villarreal, eccetera. Quindi bisognerebbe, diamo atto che manca Chiesa, diamo atto che mancano però secondo me bisognerebbe inventarsi qualcosa, perché se no arriviamo come tutte le altre volte, abbiamo vinto tanti scudetti sempre quando le altre squadre erano di gran lunga inferiore, appena le altre squadre ci sono un po' assemblate, eccetera, occupiamo la posizione che ci tocca, la quarta posizione, 4 davanti a noi, giocano tutte meglio, e quindi questa è la Serino sei stato chiamato in causa, quindi prima di sentire anche ti. Io la situazione della Juventus non la vedo così grave, non la vedo così male. È posizionata in classifica dove può ancora recuperare, secondo me. Certamente bisogna recuperare gli infortunati, ma gli infortunati che saltano anche qualche partita. Gli allenatori adesso hanno 30 giocatori a disposizione, qualche volta li fanno riposare. Un po' di riposo per infortunio, questi giocatori poi te li trovi in primavera tutti pimpanti, quindi nel rush finale io vedo la Juventus. Poi per quanto riguarda che si infortunano per cose muscolari, dipende se il ragazzo è portato a quegli infortuni, se è fatta male la preparazione, non si può mai sapere. È il numero che mi preoccupa, 1-2 passi è personale, ma il gruppo mi pare di capire che... Non tutti hanno avuto lo stiramento, lo strappo, qualcuno è un altro tipo di infortuni, quindi... Però è fisiologico che capiti in una squadra, certo è una situazione un po' più pesante questa, però durante l'anno... Si ha sempre qualche giocatore che si infortuna. Enrico, quindi... che hai chiesto di... Sì, no, volevo solo precisare che la maggioranza di questi infortuni, è quasi un'ecatombe la Juventus, sono di natura muscolare. Ecco, però per esempio quello di McKennie, un giocatore essenziale, la sua dimensione, ha preso una scarpata sul piede e si è fratturato. È scaturito una frattura al metatarso. L'ho avuto anch'io, ma il quinto metatarso piede destro anni fa, ma non facevo più il giocatore, 6 anni fa circa. Quindi, però si sta 2 mesi senza poter camminare sostanzialmente, lui starà fuori almeno 3 mesi, dai 2 ai 3 mesi, e per la Juventus è una perdita importante, perché un giocatore, adesso cito così, non è proprio, non è la stessa cosa, ma sotto taluni aspetti il giocatore alla Furino,
intanto per continuità, per rendimento. Furino è stato, gli facciamo gli auguri per l'ennesima volta, anche noi, anche di qua, l'ha già fatto la nostra augusta conduttrice per tutta la squadra cosiddetta, ma è stato un enorme, grandissimo giocatore di rendimento, che aveva carattere, forza, non era tanto alto, ma forza, carattere. Ebbe soltanto 3 presenze in nazionale, perché in quella circostanza, all'epoca di Valcareggi, anche prima, c'erano altri mediani, veniva considerato, però alla Juventus per una decina d'anni. Lui è stato dal 69 all'84, 15 anni alla Juventus, e ha vinto, mi pare, 7 scudetti. Ora, le geometrie della Juventus sono passate per 10 anni almeno, o 12, dai piedi di Furino. Poi arrivò Platini e si cercò un gioco un tantino più aulico. Però questo è. Per cui gli infortuni, che sono purtroppo inevitabili, come le squalifiche per il carattere della persona, molte sono squalifiche, quindi del giovane, del calciatore, emerge in certi momenti di difficoltà e scattano i rossi, eccetera, eccetera. Quindi non tutti sono muscolari, ci sono anche degli anni di carattere, degli infortuni di carattere traumatico, che sono pericolosi e purtroppo anche prevedono una lungo degenza e assenza in campo. Paolicelli, questa situazione ti preoccupa? Sì, ma per un banalissimo motivo, perché se non vado errato, l'80% di quegli infortuni implica come conseguenza il fatto di non vedere più quei giocatori. Dybala non è un infortunio dovuto a mancanza di allenamento o ad allenamento fatto male. Dybala, secondo me, ha un problema che non riescono a risolvere. Pertanto non ne esce. O sta fermo 2 o 3 mesi, 4 mesi, o quel giocatore non ne uscirà mai. Scusa, Sofia Goggia, con l'incidente che ha avuto, ha fatto le Olimpiadi. Forse con interventi specializzati un po' meglio. Probabilmente non sono capaci, non riescono a gestirla. Bonucci, io credo abbia un infortunio, ma non è niente di grave. Caio Jorge è un giusto, sì. Caio Jorge, 19 anni, è un bambino. Però a quanto sembra Allegri lo tiene in altissima considerazione. Io non so cosa abbia visto in lui. Il problema di base è che ad oggi non l'ha mai fatto giocare, perché sennò a quel punto poteva mandarlo a Cagliari, almeno avrebbe giocato per 6 mesi tranquillamente, a differenza di quello che sta facendo alla Juve. Che cosa c'è che non va? C'è che, come giustamente hai detto tu, Wilmer, qui il problema della Juventus con Allegri è sempre il solito. Noi dobbiamo avere la fortuna che la Juve non segni prima del 45esimo del primo tempo. Perché se la Juve segna prima del 45esimo, Allegri li blocca dietro. Non c'è possibilità. Cioè, bisogna anche nel guardare la partita, probabilmente io non lo sopporto e allora lo guardo di più, io mi metto a guardarlo Allegri. Ma come la Juve segna, il suo unico gesto che fa è questo. Non ne fa altri. Calma. Vlahovic. Quindi sotto processo sempre Allegri. Sì, da ma parte ti dico ancora. Vlahovic, 30 secondi per la pubblicità. Arrivo subito e chiudo. Vlahovic non può essere né Ronaldo, né Higuain e né le altre nostre migliori punte, né Tevez e quant'altro. Vlahovic è un giocatore che però ha bisogno di un centrocampo che lo aiuti. Perciò arriva il pallone lungo, Vlahovic stoppa, il centrocampista la mette giù e dà sulle ali. Noi le ali le abbiamo perse tutte e due, perché abbiamo perso sia Bernardeschi che Chiesa. Perciò non cambia nulla, capito? È questo il grave problema della Juventus adesso. Fermo il fatto e concludo dopo la pubblicità. Grazie, buonasera. Va bene, riprendiamo da te per la conclusione. Pausa, ci vediamo fra pochissimo, sempre 0-0 Genoa-Inter, ma dopo ci dice tutto Carlo Buonerba. Allora, stiamo parlando dell'emergenza in casa Juventus, deve concludere il nostro Francesco Paolicelli. Semplice frase,
Gli infortuni sono importantissimi per la Juventus ad oggi, sono probabilmente determinanti anche alla luce del fatto che, secondo me, le tre sopra la Juve hanno il famoso calo fisiologico che hanno sempre avuto il Napoli, l'Inter e il Milan. E prova ne sono i risultati. Posso? Sì. Brevissimamente per concludere su questa, sul deficit atletico della Juventus, così definibile, e la catena di infortuni superiore a qualsiasi previsione, anche la più negativa. Io sono, diciamo, da parecchi anni fuori dal giro, però ho ancora rapporti con qualcuno, colleghi, non colleghi, anche personaggi del calcio. E in Italia, nel calcio italiano, è emersa una mezza realtà, per cui si dice che alla Juventus la preparazione in ogni caso è blanda, non è intensa, severa, metodica severa, è piuttosto blanda. E di fronte agli sforzi, alle sollecitazioni muscolari del calcio moderno di oggi, con gli impegni, con i risultati da raggiungere, i muscoli regolarmente saltano. Questa potrebbe essere all'origine. Questo si dice, questa è la canzone che circola nel calcio italiano. Siccome io vengo qui una volta a settimana e quando ho qualche notizia o pseudonotizia, voi consideratela come volete, mi sento in dovere di riferirla. Grazie, ovviamente. Se sì, no... però questa, cioè, rispetto a qualche anno fa, ad esempio, mi ricordo Vucinic che disse, quando arrivò dalla Roma, disse alla Juve ci si allena al triplo. Questa comunque è una notizia, nel senso, lo disse Vucinic quando c'era Conte. Ah, Vucinic, ma Vucinic veniva come si chiama? Da Roma, vabbè. Sì, no, da Roma. Dalla Roma di Spalletti, che comunque non mi pare che Spalletti sia uno che non faccia allenamento, eccetera. Era bosniaco. Io non credo sia questo. Bosnia e Erzegovina, siamo nei Balcani, in altro mondo. E cosa c'entra con quello, scusami, è andato... Torniamo un attimo. Torniamo alla realtà. No, Carlo, cosa stavi dicendo? Veniva dal mondo. Io di conseguenza, il calcio professionistico, se impegnativo, severo, se, ecco, là dove l'ha praticato, dove l'ha incontrato? In Italia, alla Roma, che era una buona squadra e lui ha segnato molti gol, otteneva buoni risultati. Poi è venuto alla Juventus, il Palestino è stato due anni, un po' meno, ma il primo anno un po' di gol ha segnati. Ma Vucinic veniva da un altro mondo, ragazzi. No, però è arrivato a Roma adesso. Un altro mondo, l'origine, non la società. Vabbè, l'origine, però ha giocato 10 anni in Italia, scusa, di arrivare alla Juve. Però scusa, Clara, volevo finire solo sulla Juve. Sì, esatto, finisci, poi chiedo, guarda, lo facciamo visto che abbiamo un tifoso dell'Inter, facciamo commentare quello che sta succedendo in campo fra Genoa e Inter. Termina e okay. Poi a Marco Crepaldi. No, volevo solo dire che appunto il fatto che secondo me il problema endemico della Juve negli ultimi anni, quando è partito Pjanic, è proprio il centrocampo, perché nel senso quest'anno è stato preso Locatelli, che male non fa, però ovviamente ci va un regista di centrocampo che riesca a far ripartire la squadra, perché il problema è che quando c'è Dybala, che Dybala arretra, fa lui il regista di centrocampo, ma comunque lo depotenzi, lo fai stancare troppo, ma ci va un vero regista di centrocampo che ha la Pjanic, ma un Pjanic veloce, diciamo, che non c'è più purtroppo. Cosa sta succedendo, Marco? Ma il Genoa ha rischiato di passare in vantaggio con un gol lonzo dopo che Brozovic ha perso una palla sanguinosa al limite della propria area. Portanove ha provato da fuori area con Handanovic che stava per fare una frittata, ma all'ultimo secondo è riuscito a mettere la mano. La palla è rimasta praticamente sulla riga, anzi era Melegoni, non Portanova. Genoa ha molto messo bene in campo questa sera. L'Inter sta soffrendo questa disposizione col 4-2-3-1 insieme a me, che sto sudando praticamente, però vediamo più avanti. Allora, ho un amico che è a Genova a vedere la partita, che è tifosissimo dell'Inter, Mario Nizzola, che mi scrive: siamo al livello del Milan perché con la penultima in classifica stiamo subendo, Inzaghi da cacciare. Quindi qui vedo che nelle le prime tre in classifica solo il Milan è soddisfatto del proprio allenatore. A Napoli non mi sembra che godano molto con Spalletti. La Juventus cacciamo
Allegri e all'Inter sono già stufi di Inzaghi, rimpiangono Mister Conte. Non lo condivido personalmente. Marco, neanche nell'ambiente Juve circostante. Parliamo di appassionati. Ah, ecco, appassionati. Però vedi, sono due appassionati, l'amico che ti ha scritto e l'amico che abbiamo della squadra qui in studio, lui non la pensa nello stesso modo. No, assolutamente, anche perché l'Inter arriva comunque da due mesi dove ha incontrato praticamente tutte le squadre più forti, ha giocato un ottavo di Champions League e comunque ci ritroviamo a tre punti dal Milan. Con una partita in meno, se stasera dovessimo vincere, torneremo primi in classifica. E Inzaghi, secondo me, sta facendo giocare molto meglio l'Inter rispetto all'anno scorso, con tutto il rispetto per Conte. E pur non avendo Hakimi e Lukaku, che sembrava che andando via loro due, l'Inter non sarebbe arrivata neanche tra le prime quattro. Invece... Però il primo tempo dice un'altra cosa, il Genoa che è derelitto. Sicuramente, sta mettendolo alle corde. Però se a ogni primo tempo, ogni prestazione... E poi questa storia che avete la partita da recuperare, perché l'avete già vinta col Bologna. No, dove sta scritto? Infatti sto dicendo... Mihajlovic vi farà un mazzo tanto. Io sto semplicemente dicendo che rispetto alla vigilia... Visti gli ultimi risultati, quando dici l'Inter ha affrontato le più forti, adesso le affronta altre... Guarda che questo non è scritto nessuna parte. No, io intendo dire semplicemente che alla vigilia di quest'annata si parlava di un Inter che comunque aveva perso due pezzi pregiati, che Inzaghi non era a livello di Conte, assolutamente per quello che ha vinto e senza ombre di dubbio. Sto dicendo che dire che Inzaghi debba essere esonerato perché... ha perso col Sassuolo e non sta giocando una grande partita col Genoa. Dopo quello che ha fatto fino adesso mi sembra esagerato. Mi dicono che a Milano l'aver perso il derby in quel modo sia già un motivo per mandare via l'allenatore. Non ho mai vissuto l'ambiente dell'Inter né del Milan né a Milano, per fortuna. Sinceramente mi sembra che si parli troppo in fretta, però ognuno ha la propria visione. I tifosi dell'Inter invece questa settimana sono scesi proprio in campo per difendere Simone Inzaghi, e lo stesso Inzaghi l'ha detto nella conferenza stampa pre-partita, ha ringraziato i tifosi, quindi i tifosi sono ancora con Inzaghi assolutamente. Inzaghi appunto ha detto che la società gli aveva chiesto di arrivare almeno agli ottavi di Champions e adesso tra l'altro c'è un'azione di Dzeko che la palla arriva a Sanchez, però poi nulla da fare. E quindi insomma non penso che Melmezzi ha dei contatti con Milano. Sì. No, io non penso che siano scontenti di Zaghi. Ha dei contatti importanti con a Milano. Melmezzi. Adesso mi svela delle cose. Quindi ha notizie fresche, ragazzi. Notizie fresche. Cioè, tu dici che potrebbe essere cacciato Inzaghi? No, fine anno. Non ancora. Beh, fine anno sicuro. No. Il panettone l'ha mangiato, la colomba non lo so. Allora, sì, avvocato. Poi sentiamo, diamo voce ai tifosi, Paolo, prepariamoci. E Codebò, quando vuoi intervenire, Andrea, se ogni tanto regia me li date, me li fate vedere i due nostri... eccoli qua. Perfetto. Tra poco ho letto che la tua poesia è pronta, quindi siamo tutti curiosi, in questo blocco la sentiamo. Benissimo, sarà una pausa molto gradita. Ah, va bene, se lo dici già tu. Va tutto lungo. Bellissimo. Vai, vada avvocato. Francesco, scusa, tu parlavi, sai, vado a ricordo la memoria debole, parlavi del Barcanova, del Pino Maina, di quale squadra stavi parlando? A proposito della... Del Fanfulla. Da Lodi. Fanfulla. Condottiero di gran rinomanza, fu condotto una notte in istanza. Avvocato, stop, non ci provare, e torni. Continua. Torni. No, voglio dire, grazie, io trovo assolutamente non credibile che a fronte di un infortunio di qualsivoglia tipo, come fa la tua squadra, come si chiama, che mi sfugge, scusami? Bianconera. Non disponga di uno specialista ortopedico in grado di formulare una diagnosi clinica e di suggerire un rimedio, quale che sia, farmacologico, chirurgico. Psicologico. Aiutami.
Potrebbero avere anche una malattia venerea, per esempio. Allora, quando mai? Dai. Sai, l'ambiente è quello lì. Sì, avvocato, su. Ma allora, piantala lì. Ma però, secondo te stiamo... No, ma roba dell'altra, ma... Quando parla di Juventus, senza volerlo, deraglia. Deraglia. Tu! Chi sta parlando? Tu! Sì. Deraglia, hai detto. Deraglia. Deraglia. Ah, deraglia. Deraglia. Perché l'avvocato Foti non raglia mai. Deraglia. Ma davvero? Tu neghi di aver fatto questa affermazione, che non è possibile risalire le cause? Io? Ma no, quando nessuno, mai? Ma tu te la sei sognata? Che è giusto che rimanga nel mistero la causa, la patologia. Ascolta. No, no, tu ti devi esporre. No, io mi espongo, ma prima di espormi però quei faccio intervenire i pigiamini, un medico e ti faccio portare via, perché non è non le ho dette quelle frasi. No, no, stia bravo. Adesso gli ho lo scaramento in testa. È vero che non l'ho detto. Ho soltanto timore che te crea a occuparti, posto che c'è plastica, ti mandi soltanto all'ortopedico. Dov'era, avvocato, quando è intervenuto l'avvocato Policelli? Si stava leggendo il giornale. Il mercoledì. Perché non ce la fai più a reggere due conversazioni in contemporanea. Paolo Oriente, i tifosi della Juventus. Io comunque che non sono di parte, mi sembra che abbia ragione l'avvocato Foti e Francesco. Detto quelle cose. Allora, portate per cortesia lo straccetto a Paolo Oriente, allora, ha bagnato il tavolo con la bava. I nostri amici da casa ci scrivono, Antonio ci scrive, entusiasmo relativo, sicuramente non condizionato dai risultati, ma dal fatto che dopo la cessione di Ronaldo sia stato acquistato un giocatore di primissima fascia. Non è riuscito CR7 a fare la differenza e non ci riuscirà Vlahovic, servono altri rinforzi. Giancarlo, un solo giocatore per quanto forte non può bastare, la Juve continua ad avere problemi a centrocampo e di baricentro troppo basso. Roberto, giocatori di livello la Juve ne ha parecchi e se Dybala ritrova condizione e salute, lì davanti con Morata e Vlahovic può fare la differenza. Luca, Vlahovic è davvero forte, ma fino a quando a centrocampo ci sono De Sciglio, Rabiot, Pellegrini, potrà solo segnare per proprie invenzioni e non per azioni di gioco create dai centrocampisti. Attacco col tridente che potrebbe diventare devastante se ben servito. Marco, derby e Champions saranno due partite nelle quali la Juve dovrà dimostrare superiorità e vincere. Invece sono emersi i soliti problemi, molti dei quali amplificati dalla mentalità del mister, che il mister trasmette alla squadra. Di questo baricentro basso non ne possiamo più. Eros, Vlahovic un ottimo attaccante, ma da solo non può fare miracoli. La Juve per tornare a vincere necessita di una vera e propria rivoluzione a partire dalla panchina. Ultimissimo, Remo, ma davvero pensate di vincere con Vlahovic dove non ci siete riusciti con Ronaldo? Ma per favore fate i seri. Fabrizio ci scrive, do ragione all'avvocato Paolicelli, mancano le ali e centrocampo per sostenere Vlahovic. Spero faccia giocare ora di più Zaccaria, visto l'infortunio di McKennie. Questo è l'amico Fabrizio. Che ti dà ragione. Nel frattempo c'è stata un'azione con Çalhanoğlu, tiro, poi ribattuto. E poi ha provato il tapin, comunque nulla di fatto, comunque l'Inter insomma è ritornato il tapin, vuol dire tocco da vicino. Mamma mia. Quanto manca alla fine del primo tempo, Carlo? Siamo al 38° minuto e in questo momento Sirigu ha rinviato, il Genoa cerca di ripartire. Comunque partita ovviamente aperta, adesso l'Inter però sembra aver preso più in mano le redini del gioco. Ti sembra? Hai la stessa visione, Marco Crepaldi? Sì, sta iniziando con le trame di gioco. Non ci credo. Il cross in mezzo in questo momento, poi esce però Sirigu e mette tutti d'accordo, perlomeno quelli del Genoa mette d'accordo. Sì, sta iniziando comunque a giochicchiare un po' di più il Genoa, sta iniziando a perdere. In cui deve segnare il Genoa, in questo momento. Lo sapevo che forse dovevo rimanere a casa per queste cose, non per la vostra bellissima per compagnia. Per queste cose qua. Allora, Roberto Codebò. Comandi. Sei pronto con la tua poesia? Prontissimo. E allora stacchiamo un attimo da tutti gli argomenti di cui si è parlato in questa puntata per parlare dell'argomento di gran lunga principale di ogni puntata. Noi siamo pronti. Come tutti sapete, fare il poeta a volte stanca, soprattutto per un sostegno che troppo spesso ci manca. Ma questa sera a un tal aiuto non potevo rinunciare per un compito particolarissimo che vado ad espletare.
dopo 14 anni e passa di praticantato, dopo che i pascoli, i campi e i condottieri, io ho già cantato, finalmente mi sento pronto, ma per l'appunto con un vice, per celebrare niente meno che la nostra conduttrice, per descrivere le sue imprese, il suo sorriso, le sue forme, senza essere già vittima di un'emozione enorme, cedo pertanto la parola al re dei presentatori. Buonasera a tutti, amici ascoltatori, e benvenuti di cuore a questa nuova puntata, e speriamo di non fare l'ennesima frittata, di non guadagnarci una tiratina d'orecchi. Buonasera a tutti, soprattutto ai più giovani, ai più vecchi. Innanzitutto qualche suggerimento commerciale. Salutiamo i nostri sponsor, la nostra linfa vitale, il carissimo signor Bonaria con i suoi circuiti elettronici, il nostro Carlo Buonerba con gli aggiornamenti supersonici, e potete anche vincere un premio molto carino con una prova d'acquisto di Sebastiano Consentino. Ma questa non è una delle mie molte trasmissioni dove potete tutti vincere tanti milioni, ma guardate un po' che bella atmosfera felice. Tutto merito sicuramente della nostra presentatrice. Pensate, amici ascoltatori, un personaggio molto speciale. Prima di approdare alla televisione digitale, giocava da bambina vicino allo stadio del Toro. Poi ha incominciato a fare qualche primo lavoro, ma poi si è accorta che la sua vera passione era di condurre le puntate alla televisione. Allora mi ha scritto una bella letterina, mi ha detto: Mike, sin da quando ero bambina guardo la TV come in un sogno, tutte le sere, perché mi piacerebbe fare il tuo mestiere. Mi ha anche mandato una bella fotografia e mi ha fatto venire voglia di scriverle una poesia. Amici ascoltatori, è stupenda, i suoi pantaloni di pelle piacciono anche alla mia Daniela, è una bella tra le belle. Pertanto, senza alcuna esitazione, l'abbiamo invitata senz'altro in trasmissione. E siccome mi ha scritto che di sfide ne ha vinte tante, ve la presento come se fosse una nostra sfidante. Signore e signori, viene da Monbercelli, accogliamo con un applauso Clara Maria Vercelli. Vicine, lontane, buonasera. Lucio, grazie Fiore. Roberto. Manca Lucio, se c'è tutto. C'è un fenomeno. Grazie. Stendiamo un piccolo. Grazie. Grazie. C'è un fenomeno. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, bravo. Grazie mille. Allegria. Non... ecco, mancava. Me l'ero dimenticato, meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, che va bene, grazie Roby. Allora, Carlo, cioè, non ti sei lasciato distrarre dalla poesia di Codebò? C'è l'arbitro che sta parlando con il tecnico del Genoa, e insomma non ho visto la protesta perché stavo guardando Roberto questa poesia, però insomma mancano appunto 2 minuti al termine e ovviamente 0-0 ancora. Hai tu le caramelle? No, le... qui, detto il biondino. Kiffi il biondino. Allora, in medio livello. Marco Crepaldi probabilmente le prossime volte gioca l'Inter, anche la prossima settimana, se non ero in anticipo. Mi venerdì di sera. Sì, anche la prossima. Sì. Inter Salernitana la prossima settimana. Quindi non ti andiamo in coppa. Non ti chiamo perché patisci troppo. No, ma dipende dal risultato di stasera. Se vinciamo puoi chiamarmi. Ah, per... magari porta fortuna, magari non chiami dipende, Francesco, che dipende. Allora, io andrei a trovare il nostro Andrea Piazzolla, perché così diamo voce alla prima parte della sua rubrica Area Sport. Tu sei pronto, vero Andrea? Non c'è più Andrea? Si è assopito come sempre. No, come sempre. Sono pronto. No, come sempre non è vero, dai. Allora, cioè, è così. Che si addormenta tra un suo pezzo e l'altro. Lo vediamo dagli occhi. Ma non hai il sogno, Andrea. Non è vero, è sempre pronto e attento. Sigla, Andrea Piazzolla, prima parte di Area Sport.
Grazie Clara, parliamo della L84 che tra lo scorso weekend e questa settimana è scesa in campo in due occasioni. La prima, sabato scorso, sabato 19, è scesa in campo contro l'Olympus Roma, squadra che occupa il terzo posto in classifica, vincendo tra l'altro 7-2. Un'importante vittoria per i neroverdi, vittoria che però non è arrivata e non è stata duplicata nel turno infrasettimanale, perché nel turno infrasettimanale l'L84 ha infatti perso in casa 2-0 contro il Sandro Abate, squadra che invece era nettamente più alla portata dei neroverdi. Diamo quindi uno sguardo alla classifica, perché la L84, nonostante comunque la vittoria di sabato 19, rimane al tredicesimo posto in classifica con 15 punti, più 2 dalla zona retrocessione, ma sono ben 8 punti di distacco dalla zona salvezza occupata dal Feldi Eboli. Sono comunque due le partite che la L84 deve recuperare. La L84, tra l'altro, è attualmente in campo, la partita in corso contro il Polistena fuori casa e sta perdendo attualmente 1-0. Sfida che è molto importante anche in chiave salvezza, soprattutto perché il Polistena occupa l'ultima posizione con 11 punti. Quindi speriamo che da qua fino alla fine l'L84 possa recuperare e possa magari almeno pareggiare la partita. Guardiamo quindi ora, diamo spazio un po' sempre al calcio a 5 per quanto riguarda la Serie A2 e la Serie B. In settimana la LD Fossano ha vinto 5-1 sul campo del Milano, mentre l'Aosta Calcio ha ottenuto un importante risultato pareggiando 3-3 in casa contro Savia Testa Mantova, che è attualmente al primo posto in classifica. In Serie B si aggiudica il derby piemontese l'Avis Isola, che vince 4-2 contro l'Orange Futsal di Asti, mentre perde 4-3 il Futsal Fucksia Nizza contro il MG 2000 di Morbegno. 4-3. Vediamo quindi la classifica, partendo ovviamente sempre dal campionato di Serie A2. La LD Fossano Futsal rimane saldamente al quarto posto in classifica con 32 punti, mentre nella parte destra della classifica l'Aosta va a 18 punti, si porta quindi a meno 3 dalla zona salvezza occupata dal Sens Pagnano. Guardiamo poi l'ultima classifica, quella della Serie B, perché l'Orange Futsal di Asti rimane a meno 10 dalla Domus Prezzo con 45 punti, mentre perde qualche posizione il Nizza, che occupa quindi la quinta posizione con 28 punti. L'Avis Isola, con una partita in meno, invece è a 25 punti, meno 3 dalla zona playoff. A te, Clara. Grazie Andrea, ci vediamo dopo. Grazie mille. Allora, Sempre Carlo, sì. andiamo È già qualche alla minuto, è partita. finito il primo tempo, diciamo un primo tempo equilibrato, un colpo di testa di Dzeko, un paio di tiri impallati, un'azione anche per il Genoa con il tiro di Portanova, insomma, quindi comunque partita equilibrata, certo l'Inter che doveva dare un segno di discontinuità dopo la sconfitta, dopo un periodo sicuramente non bellissimo, si vede che ancora un Inter un pochino in rodaggio, anche se comunque il ritorno di Brozovic comunque si vede. Sicuramente è una pedina importante che, tra l'altro, anche Brozovic, insomma, rinnova e tutto quello che ne consegue. Scusa Carlo, ma questo Portanova qui viene da Juventus, non poteva fare gol all'Inter, pazienza. È modesto, Sorride persino lui, ecco. Lo so. Portanova, è uno sgobbone, insomma, è uno che lavora, però. Figlio d'arte. Poi è uscito di qua, di quattro Del dita. Toro. Abbiamo. Andiamo di Toro. Chiedo al nostro Maurizio in regia, possiamo andare in pausa pubblicitaria troppo presto in modo da aprire la prossima parte di Area Gol con il calcio d'inizio del nostro Beppe Gandolfo proprio dedicato al Torino. Allora, piccola sosta, pubblicità e torniamo per parlare del Toro. Ed eccola qua l'altra grafica che ci accompagnerà fino alla fine della puntata per parlare del Torino, fantacalcio oppure realtà. Allora, prima però di dare la linea al nostro Beppe Gandolfo, ci concediamo una pausa, quella dedicata al momento social, la rubrica curata da Paolo Oriente. Andremo a vedere tutta una serie di meme
che sono stati selezionati e preparati da Paolo. La regia è pronta, quindi sigla, e anche Paolo è prontissimo. C'è all'inizio adesso. Vabbè. Eccoci qua, le meme della settimana ovviamente sono state un po' concentrate su Juve, sul derby e su alcuni amici che sono presenti qui stasera ovviamente. Allora, qua il modo sobrio con il quale abbiamo accolto il gol del Gallo Belotti, quindi scusa Clara, ho perso le... Quando nel derby, appena segnato il Gallo, e tu saluti gli amici juventini con sobrietà. Perfetto. E no, tutti. Ciao, vabbè, Clara, io vado via. Prego, non si può vedere. In chiusura cosa. Di puntata, se ricordate, settimana scorsa gli amici Granata hanno salutato in questo. Allora, quando nel derby appena il bello della diretta, saltiamo. Siamo pronti. Il bello della diretta è questo. Il bello della diretta, guarda, sì, la no, prima e non mi, e la modestamente prima non sto parlando solo di me, ma anche della rubrica. La prima è andata, siamo alla seconda. Allora, la seconda, quando sei juventino e porti in studio il sacchetto per festeggiare la vittoria, ma non consideri il Gallo che ti manda a casa col tuo sacchettino. E qui vediamo Francesco e Carlo con sta faccina, tutti e due così tristi, con sto sacchettino che era pieno di cose, di gadget bianco-neri, che poi Francesco non ha tirato fuori. Parla col mio legale, se non va bene. Ti rovina te al tuo legale. Quando la Juve mette in campo Ken, e Juric pensa subito a Barbie e Kairos guinzaglia bagnati alle calcagna di Clara. Effettivamente, dopo sì, che ha messo no. in campo Ken, io gli ho detto, ma scusa, ma se c'è Ken io voglio subito Barbie, e l'unica che no. è venuta in mente è Clara. Una Barbie attempata. No, la migliore delle Barbie. La Barbie non ha età. Andiamo. Quando sei Vlahovic e incontri Bremer due volte in un mese, e l'unico pallone che vedi è quello che ti porti a casa. Effettivamente in due partite che ha giocato contro Bremer non ha visto una palla, quindi segnatela, ha visto questa che se l'è portata via. Poi, questa qua Francesca deve guardare bene, con Bremer e senza Bremer, sono evidenti le espressioni che hanno Vlahovic e Francesco quando c'è Bremer in campo e quelle che invece hanno quando non c'è Bremer, che quindi riesce a fare un gol e riesce a fare qualcosa di più il nostro caro Vlahovic. La leggenda narra che in questo momento a casa Vlahovic, la mamma di Vlahovic ha messo fuori il lenzuolo con scritto andrà tutto Bremer. Quindi effettivamente adesso ci siamo lasciati, grazie a Dio ci stiamo lasciando, non dico alle spalle il Covid, ma inizia a allentarsi la presa del Covid e c'è questa emergenza Bremer, che andrà tutto Bremer in casa Vlahovic. Guarda che poi se continua così lo dobbiamo. 20, qualche giorno fa ha compiuto gli anni Savic, 20.02, compleanno di Savic, squadra e tifoseria regalano un soggiorno della durata di 3 mesi in Australia, partenza immediata. Quindi abbiamo pensato bene di fare un regalino al Vlahovic. Quando sei juventino e pensi che tutto ciò che dicono gli altri tifosi sia una guffata, ma sì, col Villarreal passate sicuro, siete già ai quarti, avete avuto un sorteggio facile, fatta, gli altri tifosi, sotto ci sono dei tifosi che gufano, non tutti, devo essere sincero che uno dei presenti in questa meme si è dissociato dal gufare contro una squadra italiana quando gioca con una squadra straniera. Sebastiano Cosentino. Salernitana-Milan, Inzaghi molto felice, 2-2, Inter-Sassuolo, lo stesso Inzaghi che cade giù dalle scale, quindi rotola e cade rovinosamente dalla scalinata. Questa qua andrebbe cantata, Mourinho dedica una canzone alle Juve, con le mani, con i piedi, con la testa, con il cuore, con i miei occhi, ciao ciao. Effettivamente sono varie espressioni del Mu che ha dedicato alla Juve negli anni di calcio. Chiudiamo con questa. Chiudiamo assolutamente con questa. Quando non vedi l'ora ma non sai come dirlo. Quindi un orologio. Quando non vedi l'ora che inizi. Ma non vedi l'ora che inizi. Suppongo la puntata della trasmissione. Perfetto. Un orologio con il quadrante, con area gol, che è l'ora più bella e più desiderata di tutta la giornata. Orologio con questo quadrante che Paolo Riente regalerà a tutti voi e a tutti noi. Allora, bravo, grazie. Scusate, ho avuto altre cose, molto qualche problema tecnico più del solito. Devo fare un annuncio di calciomercato, Clara, però. Sì. Allora, Juventus ha acquisito le prestazioni del giocatore Bremer per i prossimi 5 stagioni, quindi Paolo, mi spiace, però
Bremer, ciao troppo Bremer. Ma aspetta, io adesso non so, aspetta, non è che voglio fare... No, sto scherzando perché ha fatto mezza prepariamo il mezza calcio, la seconda parte del calcio d'inizio di Beppe Gandolfo e parliamo del Torino, che state perdendo troppo tempo. Andiamo, vediamo e sentiamo il nostro Beppe Gandolfo. E veniamo in casa Toro. Che settimana! Sembrava di aver vinto la Coppa UEFA o di aver raggiunto l'Europa o chissà che. Davvero una settimana in cui i commenti si sono sprecati da una squadra di bidoni come eravamo fino al giorno prima con la sconfitta contro l'Udinese e contro il Venezia. Si è passati all'esaltazione più totale. Siamo una squadra fortissimi, abbiamo bloccato, potevamo anche vincere contro la Juventus. Io ribadisco che al 70esimo ero ancora molto molto scettico sulle possibilità del Toro di pareggiare quel derby e dicevo, se lo ricordate in diretta venerdì scorso, spero di essere smentito subito, ma non abbiamo ancora fatto un tiro in porta. Cioè il Toro ha avuto tanto possesso palla, ma come dice l'amico Ayman, con il possesso palla non si vincono le partite, bisogna tirare e realizzare. E se non ci fosse stato Belotti, e se, eccolo qua il punto. Belotti, ancora una volta torniamo a parlare di lui. Perché? Perché anche dopo il derby ha detto potrebbe essere l'ultimo, forse no, il suo futuro è incerto ed è un'incognita, però in questo momento abbiamo visto come il Toro non sia proprio Belotti dipendente, ma Belotti, il capitano, il gallo, sia un giocatore fondamentale anche nel calcio di Juric, tant'è che sta pensando proprio lo stesso Juric di cambiare un po' le caratteristiche del gioco offensivo della sua squadra per consentire proprio a Belotti di segnare di più, di andare a essere più pericoloso, di riconquistarsi un posto in nazionale, di tornare a essere al centro del progetto Toro e magari di restare. Lui davanti e Bremer dietro. Pensate cosa non direbbero, quanto non godrebbero i tifosi con due pilastri così. Bremer ne abbiamo parlato prima, l'abbiamo visto la settimana scorsa. In tutta la settimana sicuramente Paolo Gente proporrà dei meme quanto è stato fatto, scritto, commentato sulla prestazione di Bremer, del difensore brasiliano. Più grande attaccante in questo momento forse d'Europa, il Vlahovic juventino, sia con la Fiorentina sia con la maglia bianconera non ha toccato palla quando si è trovato di fronte un difensore come Bremer. Quindi pensate che Toro costruire attorno a Juric, Bremer e Belotti. Fantacalcio? Forse, non lo so. Intanto la realtà ci impone un Torino-Cagliari domenica a mezzogiorno e mezza con il ritorno a Torino di Mazzarri, un Mazzarri criticato, mai forse troppo amato, ma che negli ultimi anni è quello che ci ha dato il maggior risultato in classifica con quei 63 punti che davvero sono il record delle squadre con alla guida, alla presidenza Urbano Cairo. Sarà tutto da vedere, una sfida difficile, il Cagliari sta andando alla grande, quando Mazzarri ha preso la squadra sarda era invischiata nel fondo classifica, ora si è tolta dalle sacche della retrocessione e si sta togliendo anche grandi soddisfazioni come domenica scorsa contro il Napoli quando addirittura stava vincendo e ha rischiato proprio di vincere se non ci fosse stato il pareggio alla fine. Cosa manca a questo Toro? E allora diciamolo chiaro, mancano i tifosi allo stadio. Ha ragione Juric, abbiamo fatto i mai content per settimane, per mesi, per anni. Adesso questo Toro ci sta dando soddisfazioni. Non è possibile che siamo l'ultima squadra come numero di tifosi presenti allo stadio. Domenica si gioca a mezzogiorno, torna Mazzarri, c'è il gallo in campo. È una bella domenica e perché non riempire ancora una volta per nel limite del consentito questo stadio Grande Torino e far sentire a questi giocatori il nostro calore, il nostro grazie per la prestazione del derby e lanciarli verso la corsa finale. Non sarà zona Europa, ma possiamo ancora toglierci tante tante soddisfazioni. Buon dibattito a tutti, ma soprattutto allo stadio domenica, allo stadio domenica, allo stadio domenica.
Grazie Beppe Gandolfo. Allora, con questo invito ripetuto più volte di andare allo stadio a vedere il Torino, poi più tardi parleremo anche di una di un evento organizzato proprio domenica alle 10:15 davanti al Philadelphia da parte di un gruppo di tifosi, ma lo faremo più tardi. Allora, Serino, Mel, tifosi Granata presenti in studio. Beppe mi ha convinto, domenica vado allo stadio. Ah, perfetto, davvero. Quindi è stato un ottimo imbonitore rispetto a questo invito. Ha ragione, i tifosi del Toro si sono progressivamente disaffezionati. Io mi sono ho abiurato al ruolo di tifoso anche per colpa di Mazzarri. Perché, come anche dire, per colpa di... Mi date un pochino più di audio di me per favore in studio? Anche per colpa di Mazzarri, in quanto il Toro con lui nella prima stagione ha fatto ottimi risultati, ma in quella successiva davvero deludenti, ed è iniziato questo declino che poi ha portato due campionati dove ci si è salvati per il rotto della cuffia. Domenica vado volentieri allo stadio, uno perché ho guardato le previsioni del tempo ed è una bella giornata, due perché si gioca all'ora di pranzo così faccio un po' di dieta, tre perché mi fa piacere vedere Mazzarri e il suo Cagliari. Di sicuro ci darà molto filo da torcere perché lui sa ottenere dei risultati. È chiaro che non bisogna amare il gioco del calcio, e su questo penso di essere fortemente uno delle poche volte che non sono d'accordo sulle visioni tecniche, tattiche di Serino Rampanti, che ovviamente è maestro rispetto a me. Serino. Però quel Toro là non mi emozionava per niente. Era tanto se riuscivo a vedere un tempo della partita con Mazzarri in panchina. E così anche per te, Serino? Ma intanto io vado insieme a me alla partita, vado per la prima volta quest'anno allo stadio, questa stagione non sono ancora andato, quindi vedi l'invito, lo accetto e vado. Il Torino a me piace come gioca, Juri ci ha dato un'impronta diversa, ha dato aggressione dell'avversario, ha dato corsa, ha dato grinta, ha dato tante cose al Torino, e quindi è un Torino che piace. L'unica cosa che prima facevate il gesto dell'allenatore della Juventus, di Allegri, che Pollicelli dice calma, calma. Ecco, a Juric mancano quelle fasi, le fasi di calma. Juric è lì, dice alla squadra andate, 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 però ogni tanto non si può sempre andare. La squadra ha bisogno, una squadra gioca, ma in una partita ci sono delle fasi di gioco dove tu puoi attaccare, dove puoi pressare l'avversario, e fasi di gioco dove tu devi prendere una pausa perché la squadra deve respirare. E quindi quella fase lì di calma calma Juri non ce l'ha, e la paga sempre a fine gara. Se voi andate a vedere i risultati del Torino, gli ultimi quarto d'ora, gli ultimi 10 minuti prende quasi sempre gol. Quindi prima si criticava Allegri per questa cosa. Allegri giustamente sa vedere le pause della partita, perché fare con quei giocatori. Le visioni diverse. Francesco, vedo la faccia di Francesco Pauliceli. E non le prende, quindi io è un po' che lo dico questo. E prova ne sia di questo fatto negativo, fra virgolette, è che Juric fa tanti punti nel giorno di andata e meno punti nel giorno di ritorno, perché alla lunga questo tipo di gioco non paga, cioè paga fino a un certo punto, poi accusi il colpo, logora. Accusi la fatica, logora. E come io non capisco dove ci sia tutto questo gioco d'attacco del Torino, che è la penultima squadra di Serie A come tiri in porta, e come diceva anche Beppe Gandolfo, al di là del gol di Belotti, con la Juventus, penso, un po' di cross pericolosi, ma tre tiri in porta. Però, Purtroppo nel calcio è quella cosa lì, che bisogna tirare in quel rettangolo dove ci sta delle volte un portiere e cercare anche lui di bucarlo. Fa un tipo di gioco che fanno un po' di squadre Sebastiano, giovani. Preparati. Lo ha fatto per esempio venerdì scorso quando ha giocato, adesso non ricordo il gioco,
il Cagliari contro il Napoli. Ha fatto questo tipo di gioco, aggressione nella metà campo del Napoli, e il gioco di Mazzarri lo vedo cambiato. Quindi, caro Mel, ti sorprenderai domenica a vedere la partita Torino-Cagliari. Confidando nella tua esperienza, mi hai detto Mazzarri non è più quell'allenatore che fa giocare in quel modo giocava il Toro. E allora voglio andarlo a vedere. Intanto bisogna vedere, a me, io dico che mi piace Juric, mi piace la squadra come gioca, ma raggiungere 63 punti come ha fatto Mazzarri, non so se ci riusciranno altri allenatori con Cairo presidente. Poi, però contro la Juve l'aggressione ha pagato e la calma di Allegri è stata penalizzante. Quello che voglio dire cos'è? Quindi, che mi piacerebbe vedere un allenatore con le caratteristiche di Juric e con una parte di Allegri, ecco. Allora sarebbe una squadra, un gioco perfetto, un secondo me. Juric, primo allenatore. Ti piacerebbe, Sebastiano? No. Lasciamo perdere questi paragoni che non so capire io questo paragone che fai tu, Serino. Proprio non lo riesco a capire perché non capisco di calcio. Io quello che capisco è questo, che il gioco che ha fatto Juric nella partita del derby ha cercato di mettere in pista un po' di energie e le ha sapute sfruttare, perché abbiamo visto un possesso palla discreto rispetto a quella che è stata la partita. La Juve non ha fatto una grande partita. La Juve si è difesa e forse aveva più il pensiero al Villarreal che al derby. Dobbiamo dirla questa. Noi abbiamo fatto una bella partita per certi aspetti, con possesso palla, cercando di giocare bene, svigolandoci bene, ma alla fine non abbiamo tirato in porta. Come dice Merzio, tre tiri abbiamo fatto. Quindi, voglio dire, non è che dobbiamo entusiasmarci più di tanto. Abbiamo fatto comunque una prestazione decente, abbiamo portato a casa un risultato giusto e poi presumo che sia il risultato giusto poi per quello che si è visto in campo, sia da parte nostra che da parte della Juve. Mazzarri invece, come dicevi tu, Mazzarri, io quello che capisco è questo, che Mazzarri ha cambiato un po' atteggiamento e ha saputo sfruttare anche le caratteristiche anche del nostro centrocampista, che adesso sta sfruttando alla grande, che ha fatto il migliore in campo domenica, e da noi Baselli non giocava. Allora, no, cioè, allora, no, vuol dire che qualche caratteristica che è importante il successo sta, scusate se vi interrompo, torniamo un attimo. Ammonito Perisic, un brutto fallo, insomma, è entrata abbastanza scomposta. Non era però fortissimo, però sicuramente, insomma, tra l'altro, insomma, ammonito Perisic, e prima era uscito per infortunio Maximovic, è entrato al suo posto Cambiaso. Grazie, prego Seba. Nel gelo, ovviamente. Mettendo anche in campo il fatto che Mazzarri conosce a menadito tutti i giocatori del gioco del Torino, e compreso Juric, conosce bene anche Juric, sarà bravo ad impostare anche la propria squadra, che sta facendo crescere molto bene. Il Cagliari sta giocando delle ottime partite, e presumo che domenica ci possa essere una partita ben giocata, sia da parte nostra, perché giochiamo in casa e abbiamo la possibilità di fare punti, e sia da parte del Cagliari, che comunque ce la metterà tutta per cercare di fare punti anche da noi. Anche perché il Cagliari ha più bisogno di fare punti del Toro. Sì, assolutamente, quindi, ma noi siamo lì fermi, che Rampanti che la Salunga mi dice sempre: la fame del risultato fa la differenza e livella i valori. Il Toro, quindi, indubbiamente 33 punti ormai, né può ambire a grandi traguardi, e probabilmente quest'anno si salva con 5 giornate di anticipo, e quindi ancora dobbiamo farli 40 punti. Prima facciamo i 40. Prima, Baselli, che è stato il migliore in campo, ma questo è naturale che il giocatore, quando cambia squadra e che in una squadra non si è trovato bene, o non è stato capito, o ha giocato male, o aveva problemi suoi familiari, o aveva problemi con i compagni di squadra, cambia ambiente e riprende entusiasmo. Quindi Baselli lo vedrai
domenica vedrai che farà una bella partita, perché avrà motivazioni forti, certo. Dirà, mentalmente dirà, ecco, qui non mi avete capito, adesso vi faccio vedere io. Quindi il giocatore ogni tanto deve cambiare squadra perché deve trovare nuovi stimoli, nuovi entusiasmi. Bravo. Vorrei sentire anche Enrico, ma anche Roberto e Andrea che sono in collegamento, così eccovi ragazzi. Eccoci. Andrea, prima tu. Ma guarda, per quanto riguarda il Toro, devo dire che è stato già toccato un punto in questi minuti, nel senso che il Toro in classifica si trova a 33 punti, si salverà tranquillamente, come ho detto, 4-5 giornate d'anticipo, veramente è anche difficile dare, secondo me, un'attivazione per questa parte del campionato. Anch'io, onestamente, a parte che sono stato solamente una volta del Toro, è stata quella conferenza, infatti non so se vado perché non penso di portare fortuna, però devo dire che non c'è neanche motivazione proprio da parte dei tifosi nel vedere il Toro in queste giornate, perché la zona Europa è comunque lontana, ma è lontana anche la zona salvezza, quindi dovrà essere comunque invece cercare di dare motivazione, secondo me, al gruppo per queste settimane, cosa non facile. E poi, come è stato detto, è anche difficile il fatto perché nella seconda parte del campionato Juric fa comunque meno punti rispetto alla prima. Grazie Andrea. Roby? Io mi sono concentrato soprattutto sulle osservazioni di Beppe circa il fatto che i tifosi del Toro vadano allo stadio meno di tutti gli altri, a parte le ovvie considerazioni sulla capienza dello stadio ragguagliate alle varie percentuali consentite di volta in volta che oscillano in maniera un po' carnevalesca, diciamo così, visto che i giorni sono quelli. Io credo, a parte che purtroppo il provvidenziale appello di Beppe giunge proprio alla vigilia di un turno poco idoneo ad ascoltarlo, perché si sa che l'orario delle 18.30 è fatto più per le televisioni che per i tifosi di persona, ma per fortuna guarda, Beppe non cade mai in guarda che giocano a mezzogiorno e mezza. Cosa ho detto? 18.30, no. Scusate, lapsus, no. Comunque, lunch match, no. Scusa Clara, ovviamente parlo dell'orario del pranzo, no? Pranzo, istituzione molto cara agli italiani. Ma poi credo che in questo pesi molto il carattere torinese-piemontese, che non conta per la Juve, perché la tifoseria della Juve è a una base ovviamente molto più nazionale che cittadina o regionale. Basta fare un giro attorno allo Juve Stadium per sentire tutti gli accenti d'Italia, e non solo. E invece i torinesi e piemontesi bastano 2 anni di pandemia per cadere nel terribile luma sempre fight parei, e quindi si sono probabilmente abituati a guardare la televisione, cioè la partita sul cellulare, mentre fanno le cose più strane, e sarà dura riportarli allo stadio. Guarda, l'amico Piero di Andezeno ha appena scritto: caro Gandolfo, anche volendo i tifosi del Toro non possono riempire lo stadio, visto che gli anziani sono sempre di meno e i giovani tifano per squadre vincenti. Cairo non ha voglia di competere per vincere qualcosa, dice. No, scusate, questo non è Piero di Andezeno, è Carlo. Piero ci ha scritto un altro messaggio che vi leggo dopo. Esatto, proprio. Vengo proprio da te, caro. Tornando, Enrico. Tornando alla fatto i complimenti al Torino, che è finito 1-1, sia chiaro. Però comunque ha figurato meglio il Torino della Juventus, questo è chiaro, è implicito. Ma uno dei motivi, qui c'è un infortunio grave di un giocatore del genere. Scusami Enrico, perché è cambiato, avevamo appena detto che era entrato 5 minuti fa, è caduto male, penso sia abbastanza grave, perché è stato trasportato non con la barella, però insomma dai medici tenendolo per... Ha salvato un gol che ha ribattuto, però poi una capriola sull'avversario. Tornando ora, il Torino nel derby ha giocato con 5 centrocampisti, Singo e Vojvoda a destra e a sinistra, e i due in mezzo, Lukic e l'altro al nome lungo, più Pobega davanti, Mandragora, più Pobega, contro 3 pinguini della Juventus che stavano a 30 metri uno dall'altro, senza un'idea precisa. Perché, tra l'altro,
quando è poi è uscito dopo 52 minuti, ha tirato in porta, si è sbrecciato un cosciotto, ripeto le stesse parole perché io mi esprimo così, di Dybala, sono mancate anche quelle poche intuizioni a metà campo, tre quarti di campo, che avrebbero potuto facilitare il gioco d'attacco o comunque propiziare il gioco d'attacco. Ecco là il segreto. Poi il Torino ha corso molto, ma cinque centrocampisti nella zona nevralgica contro tre di cui due sono inferiori agli standard della Juventus, in ogni caso quelli che dovrebbero essere gli standard della Juventus. E in questo caso Juric ha capito che doveva mettere delle truppe in mezzo al campo, visto che c'è la guerra, possiamo usare questo termine, delle truppe. Ecco, in mezzo al campo ci vogliono i plotoni, non due addirittura, questi schemi che fanno 4, 2, 3, 1, è uno schema sbagliato, a meno che uno non possieda due medianoni eccezionali, come certe volte ha avuto il Milan. Il segreto del Torino è stato 5 centrocampisti, 5 motori contro 3, per giunta sfiatati. C'è Serino che vuole... Non per smentire quello che dice Eima, che lo reputo sempre uno che si intende di calcio, ma il Torino gioca con due mediani, due mezzali avanzate e due esterni che spingono molto. Quindi i mediani del Torino erano Mandragora, Lukic, e davanti era Popega e Brecalo, che sono quattro, più due esterni che sono Pingo e Vojvoda. E quindi una squadra che si è visto con la Juventus, ha giocato molto bene perché erano in quattro, era in superiorità numerica a centrocampo. Su questo hai ragione, Enrico. Però giocano in questo modo qua. È un definitore da quello che ha mandato il passaggio sul gol di Belotti. Ecco, ma adesso... non è non un facitore. È un giocatore molto interessante. È un giocatore che gioca a centrocampo. Sì, è l'attacco, ma è più di professione offensiva. Sì, più d'attacco. Sì. Sì. Ecco. Non è uno di quelli incontristi, Brecalo, non ha neanche un grande fisico, però ha tecnica di gioco, capacità di palleggio. L'incontrista più bravo di tutti è Popega. Infatti, è stato messo mezz'ala avanzata. E lì dice: hanno giocato bene, ma secondo me Popega deve giocare sempre con rivolto. Certo. Al portiere, non con le spalle al portiere avversario, perché girarsi fa fatica. Certo. Ed è bravo quando parte da lontano, perché è uno che contrasta poi bene, tiro parte, anche da fuori, tiro. Ha una forza fisica notevole. E quindi il Torino gioca così di solito. Adesso, per far giocare Belotti, Beppe dice cambia modulo, ma Juric ha sempre detto che lui gioca con una punta. Adesso voglio vedere se smentirà quello che ha detto, che ha sempre detto. La sua filosofia di gioco è quello. In questo, secondo me, lui dovrebbe anche cercare di modificarsi, perché ogni tanto si può giocare anche in modo diverso. Perché tu, allenatore, devi adattarti alle qualità dei giocatori che hai, cosa che, per esempio, fa molto bene Allegri. Non è molto d'accordo. Rischia di non vincere altre prete quest'anno. Né della classifica. No, fermi un attimo, c'è la pausa pubblicità, ci vediamo fra pochissimo e sentiamo anche voce ai tifosi del Toro e l'aggiornamento anche Genoa Inter, Carlo. Sì, sempre. No, dopo. Dopo. Eccoci nuovamente insieme, ultima parte di questa puntata di Area Gol. Allora, vogliamo aggiornare, Carlo, quello che sta... Siamo a 68 minuti, diciamo, partita rimane equilibrata, abbiamo detto un paio di cambi, si sta scaldando anche la Toro Martinez, ovviamente, perché il ballottaggio con Sanchez, l'ha vinto Sanchez, finora il giocatore cileno non ha inciso più di tanto, anche se non è che abbia fatto malissimo. Adesso c'è una... offensiva dell'Inter che prova a sfondare sulla destra, viene fermato dal difensore, quindi Perisic va a battere il fallo laterale in questo momento, palla l'Inter va avanti orizzontalmente, torna indietro alla linea del centrocampo, la palla viene allargata per D'Ambrosio che prova a guadagnare spazio, lo fa, butta la palla in mezzo verso Sanchez. Sanchez ci arriva in qualche modo, crossa, palla ribattuta, calcio d'angolo per l'Inter, siamo a 68 minuti e 43 secondi. Marco, che partita stai vedendo?
Una partita molto equilibrata, un Genoa molto compatto, l'Inter ha rischiato di segnare in due occasioni solo su calcio piazzato, prima calcio d'angolo, traversa di D'Ambrosio e poi Çalhanoğlu su punizione. E ipotizzo che se si dovesse mai sbloccare sia molto più facile che si sblocchi su una situazione da calcio da fermo, penso. Anche perché il Genoa, come dicevamo prima, è ben messo in campo, rognoso, l'Inter sta facendo difficoltà. Sono d'accordo con te, questa è una partita che si sblocca solamente con una giocata o su una punizione o su una giocata del singolo. Sì. Si sblocca così questa partita e i singoli più bravi li ha l'Inter. Scusa Sebastiano, che l'Inter di solito quest'anno spesso ha risolto le partite proprio negli ultimissimi minuti, come tra l'altro caratteristica di Inzaghi, perché anche la Lazio l'anno scorso segnava spesso negli ultimissimi minuti. Volevi aggiungere qualcosa Sebastiano? Che ho... Sì, dicevo, l'Inter sta faticando in questa partita, anche se il Genoa ce la metterà tutte chiaramente per cercare di mantenere questo risultato e portare a casa almeno l'Inter dovrebbe sfruttare il lato debole del Genoa, che sono i cross con un portiere che non esce mai. Noi lo conosciamo per gli ultimi 3 anni a Torino, lui è agganciato, penso, con un filo o con le bretelle alla rete della porta, perché Sirigu è fortissimo tra i pali, ma l'uscita non la conosce. Però che tristezza vederlo adesso, è la cosa che stavo pensando. Questo portiere è stato cacciato come l'ultimo degli infami e guardalo, tuttora continua a essere un ottimo portiere. Genova, anche perché noi non avevamo un'alternativa. A quando Genova abbiamo accendono lasciato ceri ogni volta che lo vedono. Quando abbiamo fatto andare via Sirigu, nel modo in cui è stato fatto andare via, noi non avevamo un'alternativa, perché l'alternativa era quella che stiamo schierando a oggi in porta. Quindi ritengo non fosse un'alternativa a Sirigu. Non dimentichiamo che Sirigu, finché non è stato svilito dalla difesa che aveva 2 anni fa e l'anno scorso, ricordatelo, perché tutto sommato io gol per papere così evidenti di Sirigu non me le ricordo. Qua noi stiamo vedendo ogni partita, prendiamo un gol per un'imprecisione del portiere. Quanto quindi è stato criticato il portiere? È stato tanto criticato, ma è stato distrutto. Sirigu, cioè. Ma poi il portiere è il ruolo che... insomma. Però sembrava che anche tu, qualche volta... No, io su Sirigu, sincero, su Sirigu mai, perché ritengo sia stato svilito dai compagni di reparto che aveva. Quindi è stato massacrato. Cioè gli giocavano contro l'anno scorso? Dimmi? La difesa del Toro gli giocava contro a Sirigu l'anno scorso? No. C'è un portiere che era una frana, che su ogni cross era palla all'avversario. E il portiere che abbiamo oggi come lo giudichi? Qualche cross in più di lui. E invece quando la palla... Guarda che visione completamente è sempre una grande carenza. E a palla nello specchio invece? La spalla dello specchio è difficile fargli gol. Per quanto è grande, è grosso. Ma però stiamo prendendo un tiro, un gol. Se tu guardi la statistica del Toro, ha un tiro, un gol. Ha una media, un tiro, un gol. Guardati però, anche il derby, però sei quinta grosso, difesa prendi del il campionato. Gol sul tuo palo. Guarda tutte le partite però da quando rientra. Io non c'è nessun portiere che ha un lancio preciso come lui. Sì, visto che io ci vuole un portiere che gioca con i piedi. Sai Serino, permettimi, io non è che per quello che ne capisco io di calcio, però secondo me sarebbe un ottimo portiere di calcio a 5, il portiere di movimento. Sai, quando metti dentro il portiere che deve avere i piedi buoni e che sa quindi ovviamente anche coprire la porta. Quindi sarebbe un ottimo portiere di calcio a 5 di movimento. Ma a 11 io ritengo sia uno dei portieri più scarsi che c'è in Serie A. Scusate, ma un allenatore che è considerato un bel allenatore, un bravo allenatore come Juric, se continua a far giocare questo portiere, cosa vorrà dire? Ne capirà più lui di noi? Ti faccio presente, Serino, che Juric, per le sue idee, è uno che tiene Pobega in panchina, che attualmente era il giocatore più forte nel suo ruolo, solo perché sa che Pobega il prossimo anno non avrebbe più fatto parte del progetto Toro. Quindi è uno che ha delle, se ha una idea in testa, la manda avanti. No. Eh? Non sta facendo giocare Ricci, spiegami un motivo per il cui... Pobega non è più un giocatore del Toro di certo, e quindi nella situazione ma di Ricci classifica, probabilmente sarà già arrivato mezzo spaccato anche lui di classifica. Allora, ha acquistato Ricci, è passato un mese, non giocava in Guatemala, giocava in una squadra che ha un punto in meno del Toro, e il mister ha osato dire ma giocava solo nell'Empoli, no? Però, come se
passasse dall'Empoli al Liverpool. Se tu ti ricordi, Juric è uno che già dall'inizio, quando è arrivato, è Sirigu, quello che stiamo criticando, e Belotti erano in nazionale, lui aveva detto che non facevano parte già del suo progetto dall'inizio. Se ti ricordi, aveva detto che Belotti non era un top player e Sirigu non lo riteneva. Beh, chissà che Belotti non c'è. Sì, ma infatti Belotti ha fatto panca dall'inizio su, se ti ricordi, non l'ha messo subito in campo Belotti. E poi Sarino, non mi viene a dire che Belotti ha tutti questi mesi di assenza solo esclusivamente per infortunio e che non ci sia qualcosa dietro che ha tenuto fuori Belotti anche dal campo. Io non me lo tolgo dalla testa. Ma dietro dove? Non per fare il complottista, però a prescindere dall'infortunio credo ci siano state delle scelte societarie. Penso che Belotti deve giocare, poi a fine campionato trarrà le sue conclusioni. Allora, e lì ci sono responsabilità della società. Si sta scaldando la partita. A Genova c'è stata anche un'uscita di Sirigu che ha tolto la palla praticamente sulla testa di Sanchez. Sanchez che poi è uscito per fare spazio a Lautaro Martinez, così come è uscito anche Çalhanoğlu, quindi dentro Vidal e Martinez appunto per Sanchez e Çalhanoğlu. E c'è stato un ammonito Gudmundsson del Genoa che ha fatto un brutto fallo su Dzeko, quindi insomma la partita si sta un pochino incattivendo. Adesso Kiffi è grazie tornato Carlo. Insomma un pochino a usare i cartellini, perché in effetti si sta alzando il tono. Comunque vedremo se i cambi dell'Inter ovviamente porteranno dei risultati. Allora regia, mi date la locandina che abbiamo preparato del comitato difesa Toro. Allora, domenica 27 febbraio è stato organizzato dal comitato difesa Toro, cioè c'è un invito da parte di questo comitato. Aspetteremo tutti insieme l'arrivo del pullman del Torino per dimostrare il nostro affetto ad Andrea Belotti e per incitare tutta la squadra e il mister, dice questo comunicato. Appuntamento alle ore 10:15, portiamo tutti bandiere e sciarpe, poi ognuno sarà libero di entrare allo stadio, restare fuori o andare a vedere la partita al bar. Sempre e comunque forza Toro. Noi siamo in collegamento telefonico con un tifoso granata che fa parte del comitato difesa Toro, che si chiama Oscar. Ciao Oscar, ci senti? Ci sei? Sì, ciao, vi sento. Ciao Oscar, allora, perché il comitato difesa, chiedo ai ragazzi in studio di stare in silenzio un attimo, perché altrimenti non si capisce nulla. Forse ci chiami ragazzi per forza. Esatto. Allora Oscar, comitato difesa Toro, perché avete sentito l'esigenza di invitare in questo modo i tifosi per incitare Belotti, il mister e tutta la squadra? E mi colpisce, poi ognuno sarà libero una volta insomma salutata la squadra in questo modo, sarà libero di entrare allo stadio, restare fuori o andare a vedere la partita al bar. Perfetto, perché proprio l'ultima parte è quella che affligge un po' la tifoseria del Toro in questo momento. Perché molti tifosi, per coerenza contro la gestione di questi quasi 17 anni da parte di Cairo, hanno deciso di non entrare più allo stadio finché ci sarà lui alla presidenza del Toro. E questo ha causato all'interno della tifoseria una frattura, distinguendo in cairoti, anticairoti e via dicendo. Allora, con questo messaggio, nei vari tentativi lungo il percorso, con questo messaggio si può cercare di trovare una zona franca dove tutti possono essere diciamo coerenti con quello che pensano, con quello che vogliono mantenere, e tutti possono però manifestare l'affetto. Quindi dare un segnale alla squadra, incitarla, far vedere alla squadra che comunque i tifosi ci sono, e poi certo, fare quello che vogliono fare. Certo, poi ognuno è libero poi di entrare allo stadio, di stare fuori, di andare al bar, siamo tutti tifosi del Toro, una volta si diceva fratelli granata, è un gergo che sta anche questo sfumando col tempo. Allora, anche... vuoi ribadire tu l'appuntamento, Oscar? Sì. L'appuntamento è domenica mattina, via Filadelfia, angolo Corso Agnelli, diciamo ingresso curva Primavera. L'arrivo del pullman sarà intorno alle 10:30, troviamoci un attimino prima per due saluti e prepararci per accogliere l'arrivo della squadra. Va bene, comitato difesa Toro.
difesa Pronto? Toro. Grazie, difesa, grazie Oscar. Grazie mille, un abbraccio. Ciao. Forza Toro. Forza Toro sempre. Sì. Che cosa è successo? Che vi siete agitati tutti? Genoa è andato vicino, un bel gol. Genoa, entrare sotto la traversa è andato sopra la traversa. Non tiro di scuola, ma adesso invece è stato il primo tiro di Lautaro Martinez, che abbiamo detto essere appena entrato, calcio d'angolo adesso per l'Inter, prova Perisic, il tiro ribattuto, quindi altro calcio d'angolo per i nerazzurri che provano ovviamente a intensificare l'azione. Allora, diamo voce ai tifosi granata? È arrivato il loro momento. Paolo. Assolutamente sì. Roberto ci scrive: Gallo veramente fantastico, tecnicamente non eccelso, ma vero cuore granata. Stefano, non andiamo da nessuna parte. Ovviamente avremmo chiesto dove andremo col Gallo, ecco c'è la domanda in sovraimpressione. Non andiamo da nessuna parte, unico obiettivo raggiungibile, una tranquilla salvezza. Enrico, Belotti ha il grande merito di aver ridato dignità a questo derby, giocato da tutta la squadra a viso aperto, senza timori. Lorenzo, nel derby ho rivisto il Toro che scende in campo dicendo: io non ho paura di nessuno, ho giocato gran parte del tempo nella loro metà campo, meritando un pareggio che alla fine va pure stretto. Il Gallo Belotti è stato sicuramente il valore aggiunto, ma il top player assoluto rimane Bremer. Andrea, purtroppo abbiamo ritrovato il nostro capitano, ma durerà poco, sicuramente andrà via, merita di fare un'esperienza in una squadra che abbia traguardi ambiziosi. Finalmente Juric ha fatto le scelte giuste, violentando i propri principi ha schierato Pobega e Belotti. Inspiegabile invece il continuo utilizzo di Savic in porta. Infine Diego ci scrive: col Gallo in campo si vede un altro Toro. Credo che la nostra unica speranza di vederlo anche il prossimo anno in granata sia la qualificazione della nazionale ai mondiali. In caso contrario andrà all'estero. Escludo rimanga in Italia per fare panca in un top club. Soddisfazione il Toro, dice Angelo di Torino. Due punti nelle ultime quattro partite e un pareggio con la Juve, solo perché pensavano alla Champions, dice Angelo. Più o meno lo stesso pensiero di Sebastiano. Invece l'amico Piero di Andezeno fa i complimenti a tutta la squadra, ci segue, è sempre molto affettuoso con noi. Dice: per quello che riguarda il Toro, penso che sia giunta l'ora di vedere in campo i giovani giocatori, visto che non ci sono problemi di classifica in questo campionato. Già da domenica contro il Cagliari sarei curioso di vedere in porta gemello al centrocampo Ricci, dice l'amico Piero. Serino. Beh, è un'opinione interessante e potrei anche essere d'accordo, anche perché non schierare Ricci, non farcelo vedere nemmeno mezz'ora, un tempo. Un acquisto che mi sembra che sia costato 8 milioni di euro. E poi c'è un altro giocatore, secondo me, che bisognerà vedere prima o poi, che è Sec, un ragazzo che arriva dalla SPAL, che secondo me è un ragazzo interessante. Sì, infatti anche Sec vorrebbe vedere. È un ragazzo interessante e quindi io spero prima al più presto di vederli, anche perché potrei essere d'accordo su questo. L'ambizione ormai del Torino lì in Coppa non rientra più. Da sotto non c'è pericolo, quindi dovrà sperimentare, dovrà far vedere tutte le forze a disposizione, metterle in evidenza, dargli tempo di far vedere le loro qualità. Parlo del portiere, di Gemello e tutti questi giocatori qua, anche perché se vuoi costruire poi qualcosa di importante devi avere delle certezze in questi giovani. Poi bisognerà vedere se qualche giocatori importanti come Bremer, come Belotti insomma secondo me va via, Bremer, Singo, che sono i giocatori poi più quotati, giocatori che sono molto ambiti da tutte le squadre, da squadre importanti anche in Europa, non solo in Italia. E quindi c'è tutta questa disamina da fare, c'è tutti questi giocatori da vedere che livello potranno reggere e lì ricostruire nuovamente una squadra, la squadra più forte. Ci sono stati dei cambi, Carlo? Sì, assolutamente. È entrato Rovella per quel che riguarda l'Inter, per quel che riguarda il Genoa, Di Marco in questo momento, e Vesino entra al posto di Barella e Perisic. Perisic penso perché fosse ammonito. Barella era un po' nervoso, forse perché anche contro la sua ex squadra, insomma, ha protestato un paio di volte, quindi penso che Inzaghi, anche per evitare magari di rimanere in 10, abbia pensato di toglierlo, perché Barella comunque sempre è un perno assolutamente fondamentale per l'Inter. L'impressione è che se l'Inter, anche se giocassimo tre anni, non segniamo. Tifoso dell'Inter. Il Genoa cerca di vincere, l'Inter no. Questa è l'impressione che hanno stando allo stadio. Nel mio discorso di prima ho dimenticato per un giocatore che potrebbe essere interessante, importante, che è Edera.
che è quasi guarito da un lungo infortunio, è un giocatore che prometteva molto, si è perso un po' per tanti motivi, però il Torino se lo ritrova lì e probabilmente se gli dà qualche opzione, se gli dà qualche occasione di giocare, Edera magari ci fa vedere qualcosa di importante e potrà far parte il prossimo anno della squadra. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Sì, no, per quanto riguarda Belotti, che è ovviamente la punta di diamante del Torino, quello che insomma è il giocatore anche più ambito in confini esterni, pare, le voci sono che stia trattando per andare in Canada. Non si sa se al Toronto Blizzard o in qualche altra squadra, comunque in Canada, non in Italia, poi dall'estero. Nel Toronto andrà a fine stagione anche Insigne del Napoli, tra l'altro. Quindi insomma è una città, Toronto, piena di italiani, quindi potrebbe trovarsi in un ambiente tutto sommato favorevole. Il giocatore più ambito è Bremer. Sì, poi sì. Come seconda posizione c'è Singo. Allora, Singo, andiamo a trovare gli amici della SPEA e poi la seconda parte di Area Sport con Andrea Piazzolla. Poi preparati anche per l'extra time, caro Carlo. Sì. In corsa. SPEA, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Dalle automobili agli smartphone, dai tablet fino ai più complessi dispositivi in ambito aerospaziale, medicale e militare. È con le macchine SPEA che i produttori di elettronica e semiconduttori di tutto il mondo garantiscono ogni giorno la qualità e l'affidabilità dei loro prodotti. Creatività, innovazione, ingegno. SPEA, Volpiano, Torino. Grazie mille, dovremmo farcela allora. Allora, Andrea è pronto, la sigla anche, seconda parte di Area Sport. No. Grazie Clara, prima di incominciare la seconda parte vi aggiorno sul risultato finale della sfida tra Polistena e l'84 perché i neroverdi hanno perso 4-1 fuori casa, quindi rimane invariata la classifica con l'84 tredicesima a 15 punti, mentre il Polistena sale a 14 punti e si porta proprio a meno 1 dai neroverdi, quindi brutta sconfitta per l'84. Passiamo ora alla seconda parte di Area Sport perché si è chiusa l'edizione numero 24 delle Olimpiadi Invernali, un'edizione veramente storica per l'Italia perché sono arrivate medaglie da sport in cui non erano mai arrivate medaglie in precedenza, vedremo anche poi il medagliere, ma è stata anche un'edizione veramente storica con 18 medaglie conquistate, tra l'altro l'ultima arrivata da Francesca Lollobrigida che vediamo anche nella foto, nella mass start di pattinaggio di velocità e femminile. L'Italia, come detto, quindi chiude al tredicesimo posto con 17 medaglie, 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. In generale si può dire che sia stata un'edizione veramente positiva, ma non mancano anche qua degli aspetti negativi. Sicuramente ottimo il bottino azzurro, peraltro con medaglie, come detto, arrivate in sport molto diversi, da incorniciare poi le prestazioni di Arianna Fontana. Le sorprese del curling e anche dello snowboard, però negative anche per l'ambiente, sia la diatriba tra la mamma di Federica Brignone e Sofia Goggia, ma anche le dichiarazioni pesanti che abbiamo detto nelle scorse puntate di Arianna Fontana. Quindi staremo a vedere come saranno poi le prossime Olimpiadi che diciamo si svolgeranno qua in casa a Milano Cortina del 2026. Tra l'altro Olimpiadi che sono state come di consueto presentate nella cerimonia di chiusura a Pechino. Chiudiamo qui quindi la parentesi dedicata alle Olimpiadi, spostiamoci invece adesso in Europa, per quanto anche quello che sta succedendo in questi giorni tra Russia e Ucraina, sono molte le conseguenze anche dal punto di vista sportivo che si stanno susseguendo veramente da ieri fino ad oggi. La prima è stata la decisione presa dalla UEFA di spostare
la finale di Champions League in programma per il 28 maggio 2022 da San Pietroburgo a Parigi, con la decisione che è arrivata nella giornata di oggi, ma non è l'unica decisione che è arrivata, perché la UEFA ha anche detto che tutte le gare che riguardano club ucraini e russi si giocheranno su campo neutro. Quindi anche questa è un'altra importante decisione. Da vedere poi invece cosa accadrà per la partita dei playoff dei mondiali tra Russia e Polonia in programma per il 24 marzo a Mosca. La probabilità è che anche questa venga giocata su campo neutro, ma la Polonia ha già detto che si rifiuta di giocare contro la Russia. Ma non sono queste le uniche decisioni, perché nella giornata di oggi è stato anche cancellato il Gran Premio di Sochi di Formula 1, che era in programma tra il 23 e il 25 settembre del 2022. E poi adesso vi leggo una nota del CIO che è arrivata sempre nella giornata di oggi, perché il CIO ha esortato tutte le federazioni sportive internazionali a trasferire o annullare i loro eventi sportivi attualmente programmati in Russia o in Bielorussia. Inoltre il comitato esecutivo del CIO ha sollecitato che nessuna bandiera nazionale russa o bielorussa venga esposta e nessun inno russo o bielorusso vengano suonati negli eventi sportivi internazionali. Quindi una decisione veramente anche importante questa da parte del CIO. Tra l'altro la federazione dello sci ha annullato tutte le gare in programma in Russia nelle prossime settimane. Staremo a vedere l'evolversi della situazione anche nelle prossime puntate di Area Sport. A te Clara. Grazie Andrea, abbiamo veramente pochi minuti alla fine di questa puntata. Serino, vi sto guardando in diretta con voi il mio ex allenatore al Torino di tanti anni fa, allievi nazionali, Serino Rampanti, un grandissimo uomo oltre che un ottimo allenatore. Un cordiale saluto e un abbraccio al mister Enrico Volpatto. Signor Rampanti, se i giocatori più forti vanno via insieme agli indesiderati, quelli che restano sono da lotta per la salvezza se Caira non investe pesantemente, dice un altro telespettatore. Abbiamo 4 minuti alla fine di questa puntata. Non ce la faremo a finire la partita, perché è stato pure comunicato il recupero sarà 5 minuti, quindi non ce la facciamo a finire la partita. Clara, Inzaghi sta provando tutto per tutto, ha inserito anche Casedo, che ricordiamo che nella Lazio appunto si era coniato il termine zona Casedo proprio perché segnava sempre lui negli ultimi minuti. Ce la facciamo a fare qualche aggiornamento che riguarda extra time? Sì, ce la facciamo. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo, nel senso ricommentiamo un attimo. Allora, anche senza la sigla, perché se no non riusciamo. Sei pronto? Beh sì, comunque abbiamo ovviamente parlato del derby, esatto. Però insomma settimana importante ovviamente a parte per il derby, per quel che riguarda il Toro, sicuramente per quel che riguarda la Juventus c'era la partita in Champions, avevamo avuto l'impressione insomma che i bianconeri fossero più concentrati sulla Champions, vediamo appunto la classifica attuale, le partite di oggi appunto Milan-Udinese, Genoa-Inter si sta giocando in questo momento, mancano 3 minuti alla fine, 0-0 per il momento. Vedremo quando andrà a finire, certo che dopo il pareggio del Milan, insomma, se anche l'Inter pareggiasse, veramente quello che ha detto Gandolfo all'inizio sarebbe proprio un riconfermato anche quest'oggi. E abbiamo detto, questa giornata comunque europea ci dice sicuramente che il calcio italiano è sicuramente indietro, l'ha dimostrato soprattutto ieri sera il Napoli, dopo aver giocato bene a Barcellona, ieri veramente una partita davvero brutta. Giocata malo modo, l'Atalanta ha vinto con l'Olympiacos, ma del resto insomma contro i greci era abbastanza prevedibile che vincesse. La Lazio ha provato a sovvertire il risultato d'andata, ma non è passata, quindi insomma pronostici di fatto confermati e confermati anche in Champions, perché la Juventus, nonostante molti abbiano sorriso quando è stato estratto il Villarreal ricordiamo è campione insomma dell'Europa League, è una squadra comunque che ha fatto sudare il Chelsea nella finale della Supercoppa Intercontinentale, quindi insomma diciamo che sicuramente non è Supercoppa Europea, scusate, e quindi non è una squadra da sottovalutare. Per quanto riguarda la formazione di domani, abbiamo un minuto brevissimamente. Allora Juventus con appunto partita di domani alle ore 18 contro l'Empoli, abbiamo ipotizzato 4-3 con l'ingresso insomma cioè un ballottaggio tra Morata e Kean in attacco, un altro tra Arthur e Locatelli al centro del centrocampo. Per quanto riguarda invece il Torino,
anche qua un paio di ballottaggi, Zima e Gigi in difesa, e poi per quelli che faranno supporto di Belotti tra Linetti e Piazza, appunto a supporto del Gallo Belotti, il capitano. Quindi io ti darei la palla, Clara, perché... Vediamo in solo tutte le partite in programma della prossima giornata, regia. Grazie e salutiamo, perché siamo, manca un minuto alla fine di questa... Eccola qua, questo è il quadro completo. Peccato, non riusciremo a... sì, mancano praticamente un minuto, Clara. Più il recupero? No, no. Sì, alla siamo fine ah, ce la facciamo forse. Allora, intanto vado da Andrea Piazzolla e da Roberto Codebò e li saluto entrambi. Eccoli qua. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima settimana con te, Andrea, e prossimamente con Roberto Codebò. Grazie mille. Io ringrazio Mel Menzo, ricordo il direttore del mercoledì, in edicola tutti i mercoledì appunto. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi. Grazie Serino Rampanti, grazie Enrico Aiman, grazie all'avvocato Francesco Paolicelli. A te Carlo, cosa volevi aggiungere? Volevo solo aggiungere dell'articolo, vabbè, hai detto all'inizio di Torino Top News. Abbiamo parlato di Torino Top News e dell'articolo che Area Gol. Esatto, su Area Gol, che tutte le settimane viene firmato proprio da Carlo Bonelli, sempre molto ironico e molto simpatico. Grazie. Grazie a Paolo Oriente. Grazie all'avvocato Antonio Foti, grazie a Wilmer Perga, buonasera. L'avvocato Wilmer Perga, grazie a Sebastiano Consentino. Ciao, ci siamo? 20 secondi, Clara. Mancano? Ciao, ce li date 20 secondi, regia, per vedere? 20 secondi. Allora, Marco Crepaldi, a te questa chiusura, dai. Siamo ormai sopra i 5 minuti di recupero, Dzeko è a terra, ci sarà una rimessa laterale per il Genoa, ma penso che appena riprenderà il gioco la partita... finirà così, 1-0-0, scialpo di emozioni, veramente una delusione. Finita? Praticamente sì, stanno trasmettendo adesso un replay di un intervento in area di rigore su Dzeko. Mentre... adesso c'è l'attacco del Genoa, che però nulla di fatto, forse c'è ancora l'ultima azione per l'Inter. Oltre quando scoccano il 95-40, lancio su, spazza la difesa del Genoa. Ancora un colpo di testa di Dumfries, palla sulla sinistra, cerca un colpo di tacco improbabile, Vidal, finita così. Finita così. Ci vediamo venerdì della prossima settimana, sempre alle ore 21, sempre su Prima Antenna. Grazie alla regia e ai tecnici in studio, grazie anche da parte mia. Ciao, buonanotte a tutti. Area Gol in collaborazione con Spea, produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Samec Automation System Italian Touch. Max Porte, ogni porta un'idea.